oltre 350 i podisti che hanno sfidato il maltempo per dar vita alla Corsa dei Babbi Natale, organizzata dalla Colle Marathon Club. Un evento che è tornato per il 13° anno consecutivo. Il percorso è stato come sempre quello partito da Barchi per arrivare sino a Piagge, attraversando anche Orciano e San Giorgio di Pesaro. Tantissimi i partecipanti del posto, ma anche quelli da fuori provincia fino ad arrivare a fuori regione. Ad aprire la corsa, la Christmas Safety Sledge, una slitta rossa trainata dalla cavalla Violante che ha scandito un'andatura adatta anche ai poco allenati. Come ogni anno, la finalità dell'evento è stata quella solidale. Tutto il ricavato, frutto delle iscrizioni e dei contributi degli sponsor, andrà infatti ad UNICEF, AIL, AVIS, Onfalos e all'Associazione Orucundo. 13ª edizione di Corsa di Babbi Natale, sempre basata sulla solidarietà. Oggi non è una gran giornata, però saremo numerosi anche oggi. Quindi si parte da Barchi alle 10 e si arriverà attraversando Orciano, San Giorgio e poi a Piagge verso 11:15, mezzogiorno. Quindi ci divertiremo e daremo un aiuto soprattutto a chi sta peggio di noi, grazie a Avis, UNICEF, Urukundu, AIL, quindi abbiamo tanta solidarietà con le associazioni, quindi il nostro obiettivo rimane sempre quello di aiutare chi sta peggio di noi. Partiremo da Barchi, ci sarà sempre davanti il nostro amico Luca Panicchi con la carrozzella che aprirà e poi ci sarà il cavallo con la biga dietro. E ci sarà anche una novità dove, con un riferimento per i disabili, ci sarà una carrozzella dove sarà spinta addirittura dal sindaco e vice sindaco e faranno anche loro il percorso. Ringraziamo anche le autorità e tutti quelli che ci sostengono da anni. 13ª edizione. Anche quest'anno 13ª edizione della Corsa dei Babbi Natale, come la Colle Marathon, l'idea è sempre quella di dare un valore, il valore allo sport, che sport è anche educazione. Poi è solidale perché abbiamo l'Avis, l'Unicef, Teleton e quest'anno anche la Giolette che con noi farà tutto il percorso. Quindi buon Natale a tutti!